parlare il deputato Busin, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Io ho ascoltato con interesse il richiamo fatto alla crisi del 2008 di Lehman Brothers, richiamata dall'onorevole Galli. Solo che anch'io avevo fatto un richiamo a quella crisi, ma con delle considerazioni che sono opposte alle sue, nel senso che lì effettivamente ho visto da parte dell'allora segretario al Tesoro Paulson e Geithner una gestione che sia avuto delle forzature anche nei confronti delle prerogative del Parlamento e di altre istituzioni, ma è comunque un intervento risolutivo, un blitz risolutivo, che ha consentito a quel Paese e ad altri Paesi una ripartenza che invece nel nostro caso non c'è stata. Da noi si è lasciata, per così dire, marcire per 2 anni e anche più una situazione che era già conclamata ed evidente, arrivando a questo epilogo doloroso che noi non possiamo di sicuro avallare. Noi arriviamo a questa che è una crisi come tutte le altre, anche quella del 2008 vissuta in America, del credito. In questo caso riguarda il credito fatto ai privati e come sempre in Italia ha delle peculiarità che io vorrei cercare di ricostruire in questo mio intervento. Noi abbiamo avuto una fase espansiva molto forte del credito nei primi anni 2000, che è coincisa con l'entrata dell'Italia nell'unità monetaria, nell'euro, che fra l'altro è venuta subito dopo la fase di massima espansione, il cosiddetto miracolo del Nord-Est, che ha visto il Veneto come protagonista e quindi ha toccato particolarmente l'area in cui appunto operavano le due banche popolari oggi in risoluzione. Questa espansione del debito unita a una mancanza, a cominciare a deteriorarsi di una competitività del settore manifatturiero di quella regione, dell'Italia intera, ma soprattutto del Veneto che aveva la Germania come grande mercato di riferimento, ha comportato una crisi, diciamo così, grave del debito che non riusciva più a essere sostenuto da un'economia che appunto cominciava ad avere delle gravi difficoltà. Noi registriamo dal 2008 ai nostri giorni una perdita del 15% della capacità produttiva del settore manifatturiero in Italia e questa perdita, questa crisi riguarda, come detto, in particolare il Veneto. Se combiniamo questo scenario con la particolare struttura economica della nostra economia, del nostro sistema produttivo, che è caratterizzato da una forte parcellizzazione, sappiamo che il 97% è oltre delle aziende a meno di 15 dipendenti, aziende che sono mediamente sottocapitalizzate, quindi hanno un ricorso per i propri fabbisogni al credito, fondamentalmente al credito bancario. E a questo fabbisogno hanno risposto soprattutto, o in modo particolarmente deciso, le banche popolari, ancor prima degli altri istituti di credito. E per questo anche sono giunte a una crisi più profonda rispetto agli altri istituti di credito. Non stupisce quindi che i crediti performanti in capo alle banche siano quadruplicati praticamente dal 2008, siano passati da circa 50 miliardi agli oltre 200 miliardi che registriamo in quest'anno. Questa premessa è doverosa perché sarebbe troppo facile per noi sfruttare, diciamo, strumentalizzare politicamente una vicenda che ha avuto un contesto evidentemente difficile, una crisi che era di difficile gestione, per quello che abbiamo detto, cioè l'innestarsi di una crisi internazionale su delle criticità più o meno evidenti, più o meno palesate, che caratterizzavano il nostro sistema economico. Però proprio da questo presupposto parte anche la nostra critica, perché quello che è mancato, a nostro avviso, da parte della maggioranza è una consapevolezza chiara della gravità del problema e di conseguenza un intervento adeguato alla gravità della situazione. Il modo in cui si è ignorato prima il problema con il governo Letta e poi gestito maldestramente dal 2013 in poi dal governo Renzi ha trasformato una situazione, come detto, difficile in un vero e proprio disastro.
di cui non si intravede, fra l'altro, la soluzione definitiva. Ogni decreto emanato dal governo sembrava risolutivo, sembrava l'inizio di una nuova fase, finalmente positiva, con delle prospettive nuove, e invece ci ritroviamo puntualmente punto e a capo, e questo decreto non farà eccezione, perché non è assolutamente risolutivo, restano in campo delle questioni assolutamente ancora da palesarsi, molto pericolose. E le tappe dell'intervento del governo, che sono molte, ma è diluite anche nel tempo in modo ingiustificabile per la risoluzione di un problema che richiede invece, come già detto, una certa tempestività e risolutezza. Ma non c'è dubbio che questo intervento del governo inizi con il famoso decreto numero 3 del febbraio 2015, quando Renzi decise in modo risoluto appunto per una trasformazione radicale delle banche popolari che avessero raggiunto una certa taglia, cioè avessero superato gli 8 miliardi di attivo. Una dimensione che superavano abbondantemente le due venete messe in liquidazione coatta amministrativa. Io l'ho già detto in varie occasioni, non voglio criticare la sostanza di quell'intervento, l'utilità di un intervento. Evidentemente la governance delle popolari che avevano raggiunto una certa dimensione, non era più adeguata ai tempi. L'intervento era quindi doveroso, quello che è stato sbagliato sono stati i tempi, e quello che è mancato poi è stata la valutazione di quelle che sarebbero state le conseguenze di questo scoperchiare, diciamo, il verminaio, il vaso di Pandora, come lo si vuol chiamare, delle banche popolari. E infatti sono passati 2 anni da quando questo è avvenuto ai giorni nostri, senza sentire una parola di verità che non fosse arrivata nell'ultima gestione di Viola e di Mion, Presidente. E l'idea che Renzi non fosse consapevole della portata di quel decreto e delle conseguenze che avrebbe generato, ce l'abbiamo avuto anche informalmente, vedendo le reazioni di alcuni esponenti della maggioranza, che io ritengo più esperti di lui, più consapevoli della portata di quella decisione, che si chiedevano se ne fosse veramente consapevole, cioè se quello era un atto di coraggio, di piena consapevolezza, oppure se fosse un atto dettato da inconsapevolezza e sopravvalutazione delle proprie forze. I fatti hanno poi confermato che si trattava del secondo caso, cioè di una superficiale inconsapevolezza da parte dell'allora primo ministro. Da lì in poi è iniziata la politica del rinvio, con attori in campo, ognuno impegnato più che a salvare la situazione, a salvare la propria posizione e togliersi qualsiasi responsabilità. A cominciare dalla vecchia dirigenza che, complice la lentezza della giustizia, provvedeva a mettere a riparo i propri patrimoni, i traghettatori Iorio e Carrus, che hanno perso più di un anno e mezzo impegnati a fare trascorrere il tempo senza proporre un piano industriale che fosse credibile, la BCE, che era impegnata solo ad alzare costantemente, in modo incomprensibile, l'asticella dei requisiti patrimoniali, quando questo rappresentava di fatto il colpo di grazia per le banche che tentavano un difficile percorso di risanamento. Tutti comunque impegnati a nascondere la verità, che significava impedire l'accertamento vero delle responsabilità, per lasciare, quando la situazione fosse definitivamente compromessa e non più occultabile, il cerino, come è avvenuto, in mano ai soci e ai contribuenti, gli unici ad aver pagato il caro prezzo di questo dissesto. Si è ignorato che la base di ogni ripartenza in un settore delicato come quello del credito era innanzitutto indispensabile un'operazione di trasparenza, di verità, per restituire fiducia ai risparmiatori. Questo non è avvenuto, evidentemente. Si è giustificato l'intervento del governo per evitare il panico. Beh, sappiamo benissimo che questo panico c'è stato e come, e il mancato intervento risolutivo del governo non ha fatto altro che aggravare questa situazione di incertezza. Si è fatto esattamente quindi il contrario di quello che si doveva fare. Si è creato un clima di incertezza sempre maggiore, con risparmiatori che al primo segnale di pericolo hanno creato una vera e propria corsa agli sportelli,
non documentata, non registrata dai mezzi di informazione, ma che comunque c'è stata. Io ricordo, e voglio citare qui a mo' di esempio, la corsa che c'è stata a togliere i depositi da Banca Popolare di Vicenza dopo l'approvazione del bail-in. In 3 mesi una sola banca ha perso circa 9 miliardi dei propri depositi. Emorragia che poi è continuata, siamo arrivati a quasi 15 miliardi in totale. Come detto, per ascoltare le prime parole di verità sulla situazione reale delle due banche abbiamo dovuto attendere la gestione di Viola e di Mion, quando ormai comunque la situazione era compromessa, cioè eravamo arrivati troppo tardi. Adesso mi chiedo che controlli avessero fatto Banca d'Italia per almeno un decennio, quando ci sono stati allarmi e addirittura esposti in procura che denunciavano il prezzo sopravvalutato delle azioni da parte dell'Adusbef nel 2008 e una gestione padronale in evidente conflitto di interessi fatta nel 2001 dalla precedente gestione, quella del direttore generale Rigon. Dov'era la Consob? E mi riferisco soprattutto all'ultimo periodo, quando nel 2014 sono state vendute ancora azioni della Popolare di Vicenza a 62,5 euro. Caduna, a 40.000 nuovi soci, quindi su 112.000, 40.000 sono stati fatti nel periodo finale, dal 2013 al 2014, persuasi ad acquistare perché si fidavano evidentemente della loro banca, che aveva ancora il titolo di Popolare, con il nome della città messo nel titolo, Banca Popolare di Vicenza, a prezzi improbabili, azioni così liquide e pericolose. Che controlli ha eseguito poi la BCE? Che nel 2014 ha avallato l'aumento di capitale di 1 miliardo della Popolare di Vicenza, ottenuto, oltre che con la vendita di azioni ai 40.000 nuovi soci, anche con la conversione di 253 milioni di azioni convertibili possedute da risparmiatori inconsapevoli del significato della parola convertibile. Questo lo so per esperienza diretta, per testimonianza diretta. Ci sono anche dei procedimenti giudiziari in corso che hanno un'alta probabilità di essere vinti dai risparmiatori. La responsabilità della dirigenza, degli organi di vigilanza e controllo interni ed esterni sono così evidenti che non si può accettare in nessun modo che nessuna di queste sia accertata e nessun colpevole sia punito. Non solo, ma che non ci sia stata nessuna dimissione dei vertici degli istituti di vigilanza che sono venuti evidentemente meno al loro ruolo. Ne va, come ho detto prima, e insisto, della credibilità del sistema, che è la base su cui poggia l'intero settore del credito. Ogni soluzione che non parta da questo assunto è velleitaria e non risolutiva e non lo sarà neanche questo decreto. Non lo sarà questo decreto che certifica la resa dello Stato di fatto messo sotto ricatto da un gruppo privato. Un governo, questo anche come i precedenti, che in ultima analisi offre un salvacondotto ai poteri forti, mi dispiace usare questa espressione, ma non so quali altri sinonimi usare, e condanna i risparmiatori, cioè la parte di quel popolo che mai come in questa occasione è stato privato dei propri diritti. Come Lega non possiamo avallare questo provvedimento, come non possiamo condividere l'intera gestione della crisi bancaria, con un governo sempre alla rincorsa, mai padrone della situazione, in uno stato di allarme costante che si trasforma in panico negli ultimi minuti, quando si rischia, come è già stato accennato, alla chiusura degli sportelli e quindi la corsa agli sportelli. Ma l'aspetto che più condanniamo di questo provvedimento è la mancanza di tutele per i risparmiatori, ancora una volta calpestati nei loro diritti. Era già successo, ne avevamo avuto una significativa avvisaglia all'inizio, quando sono stati negati a loro i diritti di recesso con la famosa circolare della Banca d'Italia, che è stata impugnata al Consiglio di Stato, sospesa dal Consiglio di Stato e rimandata alla Consulta. Quindi è evidentemente degli elementi gravi di incostituzionalità. Comunque quello era stato il primo avviso. In definitiva, la vera vittima di questo decreto e di tutta la gestione è il cosiddetto popolo sovrano, come è stato sancito dalla Costituzione e la Costituzione stessa in definitiva, che non è stata difesa e salvaguardata da uno Stato che è troppo debole, incapace di individuare le responsabilità anche gravi delle istituzioni che non hanno assolto il proprio ruolo, di una classe dirigente nella migliore delle ipotesi inadeguata, quando non collusa, che si autosostiene seguendo logiche clientelari, che niente a che non vedere con quelle aziendali.
Manca in questo decreto e in tutta la gestione della crisi un governo che sappia fare chiarezza, condannare i colpevoli, ripulire le istituzioni per una autentica ripartenza, non solo del settore bancario, ma dell'economia e del Paese nel suo complesso. Grazie.